Ben ritrovati con l'informazione dalle province di Bari, Batte e Foggia. Come sapete, oggi è il 1° settembre, il giorno del Green Pass per scuola, università e trasporti, nuove misure. Addirittura il Green Pass è diventato obbligatorio sui treni e appunto c'è la necessità di esibirlo quando si viaggia. Abbiamo fatto un excursus con il nostro Antonio Bucci sulle nuove misure adottate da oggi. È il giorno del Green Pass per scuola, università e trasporti, delle misure nazionali che entrano in vigore e delle manifestazioni avverse in Puglia come nel resto d'Italia. È massima allerta dalle prime ore del giorno davanti alle principali stazioni ferroviarie della regione, a partire dal Barense e dall'Abate. Le riunioni nelle prefetture si sono svolte già nelle scorse ore. L'allarme, dopo il tam-tam sui social e su Telegram, vista la diffusione di un messaggio all'interno di un gruppo nazionale, appuntamento nel primo pomeriggio a Trani come Barletta, Bisceglie, Foggia, Bari e Molfetta. Obiettivo entrare negli scali e bloccare le corse. Dal Viminale confermano la linea dura. Nessuna interruzione di pubblico servizio sarà tollerata. È solo uno dei fronti aperti perché l'obbligo del certificato verde diventa realtà anche nel mondo della scuola. Gli atenei si sono già mossi. Un primo banco di prova saranno gli esami di recupero. Gli istituti dovranno verificare se il personale sia in regola oppure no con il documento in questione. In attesa della piattaforma, l'app sulla quale ha lavoro il Ministero e che nelle scorse ore ha già incassato il via libera del garante della privacy, si parte con i controlli manuali attraverso l'app Verifica C19, utilizzata già da bar e ristoranti. Andiamo adesso nell'Abate perché lo strumento più efficace per ora per contrastare il Covid è quello del vaccino. Negli hub c'è stata la visita da parte della senatrice Licia Ronzulli di Forza Italia. Sul vaccino non si mola un centimetro, messaggio forte e chiaro per i Novax. La senatrice Licia Ronzulli prosegue il proprio tour per sensibilizzare gli italiani a vaccinarsi. Il vaccino è l'unica cura contro il Covid-19. Questa mattina tappa in Puglia, nell'Abate, negli hub vaccinali di Andria e di Barletta, dove ha incontrato le istituzioni locali, il personale sanitario della ASL al lavoro, incoraggiando i giovani in coda per la prima dose. Purtroppo queste proteste ormai stanno scadendo nella violenza più acuta e le istituzioni hanno il dovere di fermare questa setta che sta strumentalizzando anche i dubbi e le paure delle persone che magari giustamente hanno bisogno di più informazioni per arrivare a una vaccinazione. Sono anche qui proprio in questa giornata perché non dobbiamo arretrare di un solo centimetro, non abbiamo paura di queste manifestazioni, anzi dobbiamo continuare a spingere e a informare sulla vaccinazione perché dobbiamo far capire che il nemico non è il vaccino, ma il nemico continua ad essere il Covid che ha fatto 130.000 morti. La Ronzulli, che viene dal mondo della sanità, bacchetta gli operatori della salute che non si sono ancora vaccinati e spinge sull'obbligo per tutti i docenti. Se il medico, l'infermiere, l'operatore sociosanitario sceglie una missione, non una professione, una missione di aiuto, anche se vogliamo di carità cristiana. Quindi penso che chi continua tra questi a non vaccinarsi e a spingere la non vaccinazione semplicemente deve togliere il camice perché non è degno di fare questa professione. Come abbiamo avuto il coraggio di mettere l'obbligo vaccinale per il personale sanitario, dovevamo avere il coraggio di mettere l'obbligo anche per il personale docente e non docente, perché tra poco inizierà la scuola e i nostri ragazzi hanno il diritto di andare a scuola in sicurezza, ma soprattutto hanno il diritto di farlo in presenza, abbandonando per sempre la fallimentare esperienza della didattica a distanza. Alle reiterate minacce ricevute dai Novax anche nelle ultime ore, risponde così. Non ho paura che non mi fermeranno, anzi francamente penso che aumentano quella determinazione che mi ha spinto fin dal primo giorno a sposare la scienza e non certo le teorie antiscientifiche di qualche ciarlatano e quindi andrò avanti con più coraggio e con più forza nell'incentivare le vaccinazioni. Anche dal senatore Damiani l'invito ai giovani più scettici a vaccinarsi. Io invito tutti i giovani a venire qui al palazzetto dello sport di Barletta e i giovani delle altre città della provincia a recarsi presso gli hub vaccinali e quindi vaccinarsi liberamente. Bisogna farlo, bisogna ritornare a scuola, bisogna ritrovare la socialità. Ci spostiamo di qualche chilometro da Barletta, andiamo a Cerignola per la storia di Morena che cambia sesso e non trova più lavoro. Sentiamola.
Cercasi personale, ma quando lei si propone a uno dei tanti bar, il proprietario cambia idea. La colpa è essere transessuale. È la storia di Morena, 33enne di Cerignola, che da oltre un mese e mezzo cerca lavoro invano nei locali della propria città, esattamente lì dove ha sempre lavorato, fin da quando aveva 17 anni e si chiamava Giuseppe. Nel 2017 il trasferimento a Napoli, città che l'ha accolta senza pregiudizi, poi il ritorno nella sua Cerignola tra tante difficoltà. Quando avevo l'altra identità non avevo nessuna difficoltà a trovare un lavoro, ero una persona ben voluta da tutti. Ora spaventa un po' la mia personalità estetica, non so, il capello lungo, un po' di sino. Che cosa dicono i proprietari dei locali, dei bar? Qualcuno ha fatto anche la battuta che ha paura di litigare tutti i giorni con la moglie. Quindi io voglio dire che la trans non deve essere solamente vista come una minaccia o come una provocazione. Perché una trans ha anche il diritto di fare un semplice lavoro. Ho provato in più bar, anche dove cercavano con sicurezza il personale, e mi hanno detto di no. Una trans, un gay, è una persona normalissima, che sa dire buongiorno, buonasera, sa essere educata, sa fare un caffè, sa lavorare, e quindi ha tutto il diritto di lavorare e di non essere vista come una persona che non sia una persona. Il suo futuro dove lo vede? Io sono già andata via, ho vissuto per 4 anni a Napoli, dove ho lavorato in un bar, senza problemi, e ora sono voluta ritornare qui nella mia terra, nella mia città, dove sto riscontrando questo problema. Spero che qualcosa si sblocchi e qualcuno capisca che siamo persone normalissime e che sappiamo anche noi lavorare. Andiamo adesso a Foggia con le sue prime decisioni operative ma anche simboliche in risposta alle problematiche urgenti della città. La commissaria prefettizia Marilisa Magno ha già assegnato il nuovo corso cittadino amministrativo. Sin dal suo arrivo la commissaria prefettizia Marilisa Magno, prima componente della commissione straordinaria incaricata dal Ministero dell'Interno per la gestione del comune di Foggia sciolto per mafia, ha dimostrato la chiara volontà di dare inizio ad un nuovo corso amministrativo e sono già in atto alcune importanti risposte a problematiche ed esigenze di prim'ordine della comunità, a partire dall'emergenza abitativa. Già nel luglio scorso la commissaria aveva dato un chiaro segnale di cambiamento candidando al finanziamento regionale il progetto per la realizzazione di alloggi in un bene confiscato alla mafia, scelta appunto come simbolo del nuovo corso. A questo nelle scorse ore si è aggiunto il primo di una lunga serie di sgomberi di alloggi popolari occupati da abusivi. Altro elemento simbolico, soprattutto alla luce delle risultanze del lavoro della commissione di accesso al comune di Foggia, che ha accertato la presenza di clan mafiosi nelle occupazioni abusive degli alloggi popolari. A Foggia sono circa 120 le occupazioni abusive censite dall'Agenzia regionale per la casa e l'abitare, che aveva consegnato da tempo la lista alla prefettura. Già individuato un primo gruppo di 11 famiglie che, non presentando i requisiti necessari per l'assegnazione, verranno quanto prima sgomberate. Ma quelle legate al disagio abitativo non sono le uniche attività intraprese. Di recente la commissaria ha iniziato a prendere di petto anche la tematica della pubblica illuminazione. Il grande affare è rimasto bloccato e oggetto di indagine da parte della Procura di Foggia, prevedendo degli interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria, soprattutto per salvaguardare e ripristinare il servizio della pubblica illuminazione in zone cittadine interessate da guasti improvvisi. Anche sulla videosorveglianza la commissaria sta attuando un'accelerazione, prevedendo di ottimizzare le reti del sistema e consentendo la concentrazione delle immagini riprese in un'unica centrale operativa presso la polizia locale. Segnali importanti anche per quanto riguarda l'apparato dirigenziale. Un esempio ne è la recente decisione della commissaria di individuare tramite concorso pubblico una nuova figura a capo dell'ufficio urbanistica, in sostituzione dello storico dirigente, l'ingegner Paolo Affatato, che durante l'era Landella gestiva quasi tutti i settori, dai lavori pubblici all'ambiente all'area tecnica. Insomma, è un cambio di corso chiaro, evidente e determinato ed è solo l'inizio. Parliamo adesso del futuro della Fiera del Levante. Abbiamo sentito il presidente Alessandro Ambrosi. Dobbiamo tutelare la salute dei cittadini, ma si deve pensare anche al tessuto economico. Il presidente della nuova Fiera del Levante di Bari, Sandro Ambrosi, non nasconde le preoccupazioni per il futuro del quartiere fieristico, che ha subito duramente il colpo inferto dalla pandemia, anche con l'allestimento al suo interno del reparto di terapia intensiva Covid. L'appello è rivolto alle istituzioni e alla Regione Puglia. La Fiera è un motore propulsore importante, non solo per la Puglia, ma per tutto il Mezzogiorno. Per un'evoluzione del quartiere quasi fisiologica abbiamo bisogno di spazi,
non contestiamo, non abbiamo contestato, non lo contesteremo la presenza di altri insediamenti nel quartiere, però abbiamo bisogno di chiarezza, nel senso che abbiamo bisogno di capire se quei padiglioni o altri, no, non ci interessano quelli in particolare, o altri, però abbiamo bisogno di spazi, perché le fiere, per esempio la campionaria, per esempio la fiera dell'agricoltura, per esempio la fiera dell'edilizia, hanno bisogno di grandi spazi coperti, quelli che abbiamo in questo momento a disposizione non sono sufficienti. Quindi, e siccome tra parentesi, ovviamente le fiere hanno bisogno di essere programmate, non si possono mettere in cantiere nel giro di 2 o 3 mesi, hanno bisogno di essere programmate da un anno all'altro, abbiamo bisogno di capire come deve evolversi il futuro del quartiere. Andiamo adesso a Foggia con la visita all'Università del Ministro della Salute della Guinea-Bissau, Dionisio Kumba, l'obiettivo cooperazione internazionale in ambito sanitario. Costruire un ponte di cooperazione internazionale tra l'Italia e la Guinea-Bissau per realizzare strategie di intervento in ambito sanitario, di ricerca scientifica, grazie anche a fondi europei, è l'obiettivo che l'Università di Foggia e lo Stato africano si pongono per immaginare percorsi comuni concretizzabili, per esempio in interscambio di personale con medici e ricercatori foggiani che andranno ad operare negli ospedali della Repubblica Africana e giovani talenti della Guinea che giungeranno in Italia per formarsi, un po' come ha fatto Dionisio Kumba, attuale ministro della Salute della Guinea-Bissau, giunto in visita all'UNIFG, che si è specializzato in chirurgia pediatrica a Padova. Per la Guinea-Bissau io spero di poter, con questa università di Foggia, avere delle soluzioni per il mio paese. Sono stato qua in Italia, 20 anni in Italia, a Padova, ho studiato tutto il mio percorso formativo qui in Italia e questa cultura che ho imparato qui in Italia, che voglio portare giù in Guinea. Guinea-Bissau è un paese che nell'ambito sanitario non ha nulla, non ha nulla. Il sistema sanitario è uno dei peggiori al mondo e l'Università di Foggia storicamente ha prodotto tanti di quei medici, soprattutto anche scienziati, sono nati qua da Foggia e quello che aspetto è portare questa cultura universitaria di Foggia in Guinea-Bissau e anche avere la possibilità di mandare anche qua i nostri medici per farli specializzarsi in differenti aree che noi non abbiamo giù in Guinea nessun specialista e farli crescere con la cultura italiana e portarla giù in Guinea per servire il nostro popolo che in questo momento non hanno nessun sistema sanitario efficace per loro. Parliamo ora di Interact 2021, 18° congresso internazionale sulla Human Computer Interaction che parla appunto della correlazione tra l'uomo, la macchina e l'intelligenza artificiale. Cosa porta un sistema intelligente a prendere certe decisioni? Ecco, quelli che lavorano nella Human Computer Interaction si occupano proprio di questo, quello di pensare al lato umano. Interact 2021 è il 18° congresso internazionale sulla Human Computer Interaction. Il rapporto uomo-macchina, insomma, in tutte le sue implicazioni e declinazioni. Il meeting approda a Bari, l'ultima volta in Italia è datata 1985, 400 relatori, un terzo dei quali in presenza. Obiettivo: costruire sistemi che sfruttino le potenzialità dell'intelligenza artificiale, ma che usate nelle attività quotidiane non soltanto di lavoro, ma pure quelle di intrattenimento e divertimento, risultino utili, adeguate alle esigenze, piacevoli. Creare prodotti che possano essere utilizzati in modo efficace, perché no, anche piacevole, divertente, dalle persone più disparate, non necessariamente tecnici, ma persone che li usano per le loro attività di lavoro, di intrattenimento. Vogliamo dare un contributo significativo ad eliminare quel digital divide. Le sfaccettature sono molteplici, dallo studio e dall'implementazione di tecnologie multisensoriali che oltre ai tradizionali sensi di vista e udito allarghino il raggio d'azione alla usable security per supportare utenti non tecnici ad acquisire consapevolezze della possibile vulnerabilità dei sistemi informatici, vuol dire dunque sapersi difendere di conseguenza, soltanto a citarne alcuni. Un esempio pratico potrebbe essere la questione etica quando un'auto guida da sola, quando prende delle decisioni, se ad esempio c'è un ostacolo per cui
andando a sbattere dovrebbe danneggiare le persone all'interno dell'auto, oppure scansando l'ostacolo potrebbe danneggiare dei passanti che stanno attraversando la strada in quel momento. Cioè, questo è un problema etico. Quale sarà la decisione che prenderà il sistema intelligente? Abbiamo sentito il presidente della Fiera del Levante, Alessandro Ambrosi, quartiere fieristico che sta provando in questi giorni a ripartire con il Salone del Restauro. Parte l'edizione barese di Restauro in Tour. Nella Fiera del Levante di Bari è stata inaugurata la 3 giorni di appuntamenti dedicati a economia, conservazione, tecnologie e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Organizzata da Nuova Fiera del Levante, da Ferrara Fiera e Congressi in partnership con Asso Restauro, l'edizione 2021 è per la prima volta organizzata lontano dall'Emilia Romagna. L'iniziativa raccoglie 120 tra espositori, istituzioni, imprese specializzate in restauro, studi di architettura e ingegneria e ancora fornitori e produttori di materiali, società di servizi legati ai beni culturali e alla valorizzazione di siti storici. A questi si aggiunge un centinaio di operatori esteri specializzati che si sono prenotati per avere incontri B2B sulla piattaforma dedicata, mentre sono 7 i paesi rappresentati dai 25 membri delle delegazioni estere presenti: Albania, Arabia Saudita, Azerbaigian, Croazia, Cuba, Israele e Libano. I lavori in fiera cominceranno tutti i giorni dalle 9.30 e si protrarranno fino alle 18.30. Essendo le fiere la vetrina, lo sviluppo del tessuto economico locale, ogni quartiere fieristico assume una grandissima importanza. Tenete presente che nel 2020 il settore fieristico a livello nazionale ha perso l'80% del proprio lavoro. Le pochissime attività che si sono potute svolgere sono quelle limitate all'attività appunto congressuale. Dobbiamo recuperare tantissimo. Sicuramente però, ecco, questa è la parte positiva, questa grande problematica innesca un'opportunità e secondo me è questa che peraltro sto cavalcando con una fiera piccola come quella di Ferrara, che mi permette di farlo, di convertire il modo di fare le fiere. Abbiamo lavorato sulle fiere digitali nel 2020, oggi possiamo farle in presenza. Cosa significa? Che lavoriamo sia sulle digitali che su quelle in presenza. È una commissione importante perché ci permette di raggiungere un pubblico molto distante, quello dell'altra parte del mondo. Adesso andiamo a Lucera, che celebra il mito di Federico II con un evento in scena nella serata di ieri nella splendida cornice del Teatro Augusteo. L'opera di Federico II, secondo me, va valorizzata, partendo anche dalla giovane generazione, e credo che questa prima iniziativa sia significativa per poter predisporre anche un piano più organico di interventi e di sensibilizzazione. Nell'anno che ricorda gli 800 anni dall'arrivo di Federico II in Capitanata, si riflette sul suo mito e sui luoghi in cui è attestata la sua presenza, con un'iniziativa tra le più importanti promosse in Capitanata, che ha reso molto merito e memoria ad un imperatore che ha incrociato e segnato destini e storie di questo territorio. Nella serata del 31 agosto, all'anfiteatro Augusteo di Lucera, si è svolto l'incontro dibattito dal titolo Federico II e la Capitanata, i luoghi, il mito, nell'ambito della rassegna estiva Estate Muse Stelle 2021. L'appuntamento ha avuto appunto la finalità di sollecitare iniziative di conoscenza, tutela e valorizzazione di un patrimonio culturale spesso poco noto. E abbiamo proposto questa iniziativa soprattutto per ragionare sul mito di Federico II, grande personaggio su cui talvolta sono state caricate immagini o interpretazioni poco pertinenti o poco coerenti storicamente. E poi vogliamo far conoscere i luoghi federiciani, città che sono state segnate dalla presenza, dal passaggio di Federico II, ricordo Foggia, Lucera, il Palazzium all'interno della Fortezza Angioina. Questa rassegna Estate Muse Stelle ci sta dando grandi soddisfazioni perché è una boccata di cultura, un ossigeno alla cultura di Capitanata dopo 2 anni molto difficili dovuti al Covid. Quindi sono molto felice che anche questa... l'evento di questa sera si è potuto tenere, c'è molto pubblico e siamo soddisfatti. Andiamo a Castellana Grotte, dove si è parlato di bande in comune con il direttore del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione, Patruno.
Far conoscere la tradizione bandistica della città di Castellana Grotte, le sue origini e la sua storia, avviare un confronto in merito alla specifica situazione del comparto in questa fase difficile e consolidare il rapporto di collaborazione tra realtà locale e regioni al fine di rilanciare il ruolo delle bande e del patrimonio musicale. Questa è la finalità dell'incontro tenutosi nel chiostro del Palazzo Comunale tra il direttore del Dipartimento Turismo, Economia e Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione, Aldo Patruno, i rappresentanti delle due bande cittadine, la banda di Castellana Grotte e la banda Vito Semeraro, dirette rispettivamente dal maestro Vito D'Elia e dal maestro Carlo Clemente, il sindaco di Castellana Grotte Francesco De Ruvo e l'assessore comunale alla cultura Giovanni Sansonetti. L'incontro è stato fortemente voluto anche alla luce del disegno di legge presentato dall'assessore al ramo della Regione Puglia Massimo Brai, che intende riconoscere il valore dei beni immateriali all'interno del grande patrimonio culturale della Puglia e avviare un censimento delle realtà presenti per sostenerle, salvaguardarle e promuoverle. Le bande sono una delle componenti fondamentali di questa operazione, insieme alle luminarie sulle quali siamo già partiti, insieme ai fuochi, insieme alle marionette, che sono un sistema di quel patrimonio immateriale su cui qualche giorno fa la Giunta ha approvato un disegno di legge proprio per l'inventario, il censimento di questo patrimonio immateriale culturale pugliese. Di qui partiremo per sostenere la ripartenza di un settore che ha sofferto pesantissimamente la pandemia, a rischio di estinzione. L'incontro è stato molto proficuo, far scoprire anche questo tratto identitario di Castellana, appunto quello delle bande, è stato per noi importante trasferire appunto questa informazione alla Regione Puglia per poter migliorare anche quello che è l'inventario che prossimamente avverrà, per poter valorizzare anche questo tratto culturale immateriale della nostra città. Restiamo a Castellana, dove sabato 4 e domenica 5 settembre la Villa Comunale ospiterà la terza edizione di Filosofars, il festival della filosofia e delle arti umane. Tutto pronto per la terza edizione di Filosofars, il festival della filosofia e delle arti umane, che torna dopo un anno di pausa in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, sabato 4 e domenica 5 settembre. Organizzato da Legato a Mano con il patrocinio dell'Università di Bari nell'ambito dell'estate della città delle grotte 2021, con il patrocinio e il contributo del comune di Castellana Grotte, Filosofars riparte con un'edizione dedicata alle contaminazioni. Il Festival Pugliese della Filosofia e delle Arti Umane indagherà l'esperienza delle contaminazioni di pensiero, arti e linguaggi. Si alterneranno così letture di Dante, linguaggi contaminati della nostra Puglia e la contaminazione di arte, creatività e moda. Due giorni per ridare senso a una parola e coglierne la portata universale di sfida per il tempo attuale. Sabato 4 settembre si comincia alle ore 20 con l'introduzione di Paolo Ponzio, direttore scientifico del festival e professore ordinario nell'Università di Bari e direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche. Alle ore 20:30 Giacomo Fronzi, ricercatore in estetica presso l'Università degli Studi di Messina, interverrà sul tema arte e moda nell'epoca delle ibridazioni. Alle ore 21:30 Valerio Capasa presenterà le sue riflessioni nell'intervento Dante e i nostri inferni, versi danteschi e contemporanei. Domenica 5 settembre invece alle ore 20:30 il filosofo cileno Ricardo Espinosa Lolas e Paolo Ponzio dialogano con Silvio Tafuri, dirigente presso la Control Room Covid-19 del Policlinico, sul Covid e le contaminazioni, racconti dalle frontiere. A chiusura alle ore 21:30 Gaetano Armenio, imprenditore che si occupa principalmente di turismo e cultura, racconterà la sua esperienza e la realizzazione di percorsi culturali delle tradizioni popolari pugliesi in Puglia autentica e le tradizioni contaminate. Ingresso libero, si accede solo se muniti di Green Pass, con prenotazione consigliata in considerazione del numero chiuso di partecipanti possibili. Maggiori informazioni sui canali social di Filosofars. Fa tappa a Barletta il grande canottaggio con i campionati italiani di Coastal Rowing e Beach Sprint, test utile per le qualificazioni ai campionati del mondo di Portogallo 2021. Il grande canottaggio fa tappa a Barletta sulla litoranea Pietro Mennea, al via venerdì 10 e sabato 11 settembre i campionati italiani di Coastal Rowing e Beach Sprint, oltre ad assegnare i titoli italiani nelle categorie assoluti, junior, senior e master, la competizione sarà prova di qualificazione per i campionati del mondo che si svolgeranno dal 24 settembre al 3 ottobre in Portogallo. Un appuntamento di grande rilievo organizzato dal COCI e dalla Federazione Italiana Canottaggio grazie all'apporto della Lega Navale Italiana. Dal venerdì partono le batterie eliminatorie per le gare di endurance, gara di 6 km e le gare di beach sprint, quindi 250 più 250 metri.
sabato avremo le finali delle gare di endurance e domenica ci saranno le finali di beach sprint, che è la parte più spettacolare di questa manifestazione. 30 metri di corsa, 250 metri di slalom e 250 metri di tirata in barca e gli ultimi 30 metri di corsa. Domenica avremo la diretta dell'evento su Rai Sport, quindi massima visibilità. Barletta diventa veramente capitale del coastal rowing per 3 giorni. Il nostro apporto è quello di supportare la sezione. Lo abbiamo fatto nelle nostre possibilità, disponibilità, e siamo sempre vicino alle nostre sezioni che meritano, così come in questo momento sta facendo Barletta. Per l'edizione 2021 si attendono nella città della disfida circa 500 atleti provenienti da ogni parte d'Italia, tra questi anche grandi campioni della squadra olimpica. Un evento prestigioso sostenuto dall'amministrazione locale, che premia il gran lavoro della storica Lega Navale di Barletta, una lega dalla grande tradizione sportiva. Storicamente è una delle scuole migliori d'Italia e quest'anno viene premiata con questa organizzazione, con questo evento che abbiamo presentato, che si farà a settembre e che suggella proprio quello che è la qualità del lavoro che si è svolto in questa sede della Lega Navale Italiana. Oltre l'89% dei comuni pugliesi a rischio frane, smottamenti e dissesto idrogeologico con la tropicalizzazione del clima, è quanto afferma Coldiretti Puglia dopo la bomba d'acqua che ha colpito il Gargano. Sono 230 su 257 i comuni sotto schiaffo, il 100% di quelli della BAT, il 95% dei territori di Brindisi e Foggia, il 90% dei centri del Barese, l'81% di quelli del Leccese, 8.098 i cittadini pugliesi esposti a frane, 119.000 quelli esposti agli alluvioni. Per anni avrebbe picchiato e minacciato di morte la moglie. Con questa accusa, dopo l'ultimo episodio, un 54enne di Bitritto nel Barese è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. I militari sono intervenuti dopo una richiesta d'aiuto arrivata al 112 davanti all'abitazione dei coniugi. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbero trovato per strada l'uomo ad inveire contro la moglie e i familiari conviventi. In casa la donna, in lacrime e in forte stato di agitazione. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero con il quale il titolare delle politiche agricole Patuanelli accoglie la proposta della Regione di attivare gli interventi compensativi per i danni alle produzioni dopo le gelate dall'8 al 10 aprile scorsi, è il primo passaggio per l'accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale nelle province di Bari, Bat, Foggia, Lecce e Taranto. L'informazione termina qui, grazie a voi per averci seguiti e buon proseguimento con la nostra programmazione.